greci del Museo Nazionale di Ravenna, eccoci ancora nel nostro secondo chiostro, nel nostro magnifico lapidario. Oggi parleremo di un oggetto che forse non è così sconosciuto, ma è così interessante che è giusto ogni tanto riproporlo al pubblico. Mi sto riferendo a questo bellissimo capitello, noto a molti per il fatto che ha il monogramma del re Teodorico. Molti già conoscono la storia di questo e dei capitelli gemelli, ma è giusto e opportuno riparlarne proprio perché destano da sempre un grandissimo interesse. Tutti conoscerete i capitelli che si trovano nella piazza del Popolo di Ravenna, nel cosiddetto Palazzetto Veneziano. Chi non li conosce deve necessariamente andarli a vedere perché si tratta di alcuni dei pezzi più belli che noi abbiamo a Ravenna. Quei capitelli e questo capitello appartengono alla stessa partita e appartengono allo stesso antico edificio in cui furono utilizzati. Mi sto riferendo ad una chiesa che si trovava nel luogo dell'odierna Rocca Brancaleone. Quando i veneziani nel 1440 entrarono in Ravenna, cominciarono la costruzione della Rocca Brancaleone e per fare ciò distrussero alcuni vecchi edifici abbandonati o semi-abbandonati che si trovavano in quell'area e ne reimpiegarono i materiali. Ovviamente i mattoni vennero usati per la fortezza, mentre i materiali più preziosi come i capitelli furono valorizzati in altro modo. In quegli stessi anni i veneziani costruirono il nuovo Palazzo del Comune, cioè quello che noi oggi chiamiamo il Palazzetto Veneziano. E così utilizzarono capitelli e probabilmente le stesse colonne della chiesa, distrutta o semidistrutta, che trovarono nel luogo della rocca, li riutilizzarono nella costruzione del nuovo palazzetto. Tuttavia, non furono utilizzati tutti i capitelli, alcuni rimasero inutilizzati perché erano troppi. Di conseguenza, i capitelli non impiegati furono dispersi, si dispersero in vari luoghi e tuttora in alcune chiese di campagna ravennati si trovano capitelli della stessa partita utilizzati come acquasantiere. Nei primi anni del Novecento, quando si realizzò il Museo Nazionale, alcuni di questi capitelli dispersi furono recuperati per volontà di Corrado Ricci e posti all'interno del museo. I capitelli sono tutti simili, ma alcuni solo hanno il monogramma del sovrano goto, come solo alcuni di quelli nella Piazza del Popolo hanno lo stesso monogramma. Ma diamo qualche dato tecnico relativo a questi capitelli. Si tratta di capitelli compositi, detti con foglie d'acanto mosse dal vento del tipo a farfalla, perché in realtà, se voi vedete bene, queste foglie hanno proprio una divisione centrale che fa sembrare le foglie delle ali di farfalla. Si tratta di un capitello probabilmente di produzione costantinopolitana, realizzato in genere tra la fine del V e i primissimi anni del VI secolo. In questo caso la presenza del monogramma di Teodorico ci fa pensare che il sovrano avesse fatto realizzare una partita o una parte di una partita di capitelli destinati ad una chiesa appositamente per lui, proprio con questo monogramma. Gli stessi capitelli si ritrovano oggi in un altro importante edificio ravennate, vale a dire nella chiesa di Santa Apollinare in Classe, ma in realtà in quel caso i capitelli non hanno nessunissimo tipo di monogramma. Il monogramma era un segno distintivo che facevano apporre spesso i sovrani e molto spesso anche i vescovi e gli arcivescovi, proprio per fare capire a chi poi vedesse l'edificio che quella fondazione era stata realizzata proprio per volontà loro.